Ben ritrovati, eccoci telespettatori di Irpinia TV, nuovo appuntamento, l'Action Day, la rubrica di Irpinia TV che vi accompagna, ci accompagna in buona sostanza verso l'appuntamento elettorale del 20 e 21 settembre. Riflettori accesi, concentrazione anche oggi verso le regionali. Ospite della puntata di oggi dell'Action Day, l'onorevole Stefano Caldoro, collegato con noi via Skype. Buon pomeriggio, grazie per aver accettato il nostro invito, onorevole. Grazie, grazie a voi. I miei compagni di viaggio, i compagni di viaggio di Election Day, il nostro direttore Franco Genzale Bentrovati. Bentrovati. e il collega giornalista Marco Stajanò, oggi con noi in studio. Stefano Caldoro non ha bisogno praticamente di presentazioni, vi ricordo molto velocemente i notevoli impegni istituzionali e politici dell'onorevole Stefano Caldoro, parlamentare, già sottosegretario alla pubblica istruzione, ministro nel governo Berlusconi, governatore della regione Campania dal 2010 al 2015, negli ultimi 5 anni all'opposizione, oggi sfida per la terza volta vincente De Luca. Onorevole, prima di entrare nel merito delle questioni che riguardano gli impegni di campagna elettorale, ovviamente gli impegni anche dal punto di vista politico-amministrativo, io vorrei chiederle insomma che cosa pensa della sortita del governatore nel suo consueto appuntamento di fine settimana sui social. È andato giù duro contro di lei, contro l'onorevole Salvini per il tentativo di visita di qualche giorno fa a Salerno al Covid Hospital, ha parlato di insomma sfaccendati che si lanciano verso il Covid Hospital. Lei come replica? Ma intanto noi siamo andati per andare a controllare la cosa che conta di più, la salute dei cittadini. E invece siamo andati a vedere un grande spreco, un grande scandalo nazionale. La verità è che De Luca e i suoi amici pensano solo agli appalti, poi costruiscono questi container che sono chiusi, quindi i cittadini, chi ne ha bisogno, il paziente, può solo vedere questi grandi contenitori, questi grandi container totalmente chiusi, e insieme al suo fido direttore, che ha capito che ci sono tutte nomine politiche, quindi per fedeltà non è interessato a far sapere ai cittadini quello che avviene. Quindi hanno tentato di impedirci di passare, di andare a guardare questo grande scandalo nazionale, solo proprio per far informare i cittadini e per tutelare la salute dei cittadini, per far capire le cose come non devono essere fatte. La verità, posso dirla con franchezza, se vediamo i contagi di oggi, siamo la regione che ha più contagi in Italia, quindi quando ci ha messo le mani De Luca la situazione è fuori controllo. Aumento di contagi, il tema del caos scuola, della riapertura delle scuole in Campania. La verità è che chi è in campagna elettorale non può tutelare la salute dei cittadini. E quindi questo è il primo grande tema. E mi permetta, direttore, a voi una battuta, visto che vedo che il buon De Luca ne fa tante nelle sue esternazioni, nei suoi monologhi televisivi, senza domanda da parte dei giornalisti. Mi vedete una battuta? Io credo che invece sarebbe stato opportuno, e sarebbe opportuno, chiedere al suo fido direttore un breve ricovero. Ci auguriamo ovviamente che sia brevissimo, di meritato riposo in insomma, un reparto adeguato per le cure necessarie per una persona che vedo non ha assolutamente più lucidità. Quindi prima ci liberiamo di questa incapacità amministrativa e io, come lei sa, ho chiesto già a Mattarella un intervento diretto per rimuovere gli attuali commissari Covid, che in questo caso che fanno campagna elettorale, quindi campagna elettorale, cercare consenso non si lega alla buona amministrazione, di fare quello che nell'ordinamento italiano è previsto in questi casi, nominare un commissario, poi i poteri verranno ridati al presidente neoeletto. Direttore. Salve onorevole, dopo magari parliamo un po' più da vicino dei problemi della Campania, che sono le cose che poi maggiormente interessano a lei per come è abituato a stare in politica, per come è abituato a stare nelle istituzioni. Però volevo chiederle, secondo lei quanto ha inciso il traccheggiamento iniziale che c'è stato sulla sua candidatura?
era partito il centrodestra con Caldoro candidato, dopodiché c'è stato un rimescolamento, un tentativo di rimescolare le carte, Caldoro era stato in qualche modo spiazzato, dopo si è ricomposto in qualche senso, in qualche modo la partita e lei si è ritrovato candidato. Non ha danneggiato tutto questo la sua immagine di leader? No, no, guardi, direttore, non credo. La discussione all'interno dei partiti è sempre giusta. Le voglio ricordare che prima, nel periodo in cui lei parla, quel periodo appunto nella fase in cui bisognava decidere il candidato, questo avveniva tra di noi, avveniva nel centrodestra, una discussione sulla candidatura. Dall'altro lato, De Luca non era più candidato, come lei sa, perché l'accordo 5 Stelle e PD metteva da parte De Luca ed era sceso già in campo il ministro Costa, che doveva essere il punto di sintesi del Partito Democratico, così come al governo, e di 5 Stelle, perché De Luca era a meno 15 punti, quindi era irrecuperabile il suo svantaggio. Lei sta parlando di una fase molto diversa. Poi ci sono stati 4 mesi di silenzio, Covid, o meglio, non di silenzio. Mi permette, direttore, noi siamo in uno dei casi nei quali a parlare c'è stato un canale unico, benché tante televisioni, tanti spazi televisivi, ma tutti voi avete solo ospitato Telekabul sostanzialmente. Il canale unico, in questo caso dei presidenti di regione, che qualcuno più democraticamente non l'ha utilizzato il Covid a fini personali, in questo caso invece c'è stato, come faceva Fidel Castro nella buona Cuba di qualche anno fa, e in cui parlava solo lui e non c'era dialogo per nessuno. Questo ha, devo dire, in un momento di paura, e la capisco la paura dei cittadini, dato l'impressione che ci fosse qualcuno che salvaguardasse la salute dei cittadini campani, cosa che invece oggi è assolutamente smentita dai fatti. I contagi di oggi, noi siamo oggi, è già da un po' di giorni, la prima regione in termini di proporzione di contagi, ci supera ora, oggi solo la Lombardia, il che significa, direttore, sia ben chiaro, che finché è dipeso dalla responsabilità dei campani di accettare le regole della chiusura, dell'attenzione, quindi siamo stati tutti chiusi in casa, abbiamo tutti rispettato le regole, il Sud si è difeso per questo, non per i suoi governanti, sia ben chiaro. Quando i governanti sono scesi in campo, cioè quando il presidente De Luca è sceso in campo, caos e contagi. Siamo diventati una regione che non ha assolutamente controllo, perché non fa tamponi, e se non fai tamponi e non fai prevenzione, non anticipi i problemi, aumentano i contagi. Sia ben chiaro, noi andremo avanti a chiarire questo aspetto. De Luca significa più contagi. È una proporzione chiara, perché questo dicono i fatti di questi giorni. Marco Stagliano. Sì, vorrei riprendere la domanda di Franco, nel senso che la ricostruzione che lei dà è certamente coerente e corretta, però le pongo una domanda. Ma se in quei 4 mesi lei fosse stato, come dire, certo della candidatura e quindi un leader in campo con una prospettiva, probabilmente De Luca avrebbe faticato a parlare da solo, insomma, ci sarebbe stata un'azione politica di presidio, di controllo, questo non è accaduto. Sappiamo che a porre e a congelare in qualche modo la sua candidatura è stato proprio Matteo Salvini. Da questo punto di vista ciò che veramente emerge è che però Salvini, un nome alternativo a quello di Stefano Caldoro, non l'ha mai avanzato. È un po' arrabbiato con il leader della Lega? No, 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 assolutamente, devo dire che Salvini sta facendo una campagna elettorale, voi avete raccontato anche le cronache, in cui non si risparmia, non si sta risparmiando neanche in Campania, dove certo c'è una posizione molte volte anche di contrasto, di contestazione, però ho partecipato a alcuni eventi, devo dire c'è anche una grandissima partecipazione di consenso, quindi devo dire prevale soprattutto questa. Non ho potuto partecipare all'evento per esempio di Sapri, ma ci stavano migliaia di persone ed non è una cosa facile oggi raccogliere questo livello di consenso. No, 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 nessuna preoccupazione da questo punto di vista. Il centrodestra è unito io penso che dobbiamo parlare soprattutto di questo. Il centrodestra è il centrodestra, può piacere o meno, può avere i suoi sostenitori, può avere le sue critiche, ma è in Campania il centrodestra. Dall'altra parte mi dite voi che cosa c'è, riuscite a capire cosa c'è? C'è il Covid, cioè c'è tutto quello che è stato costruito nell'interesse personale dell'attuale presidente della regione, che era di fatto sconfitto, dimenticato,
un vero e proprio fallimento, perché i dati generali sull'occupazione, sulla sanità, sui trasporti sono tutti negativi in Campania, quindi si vive peggio purtroppo in Campania, e dovuto all'amministrazione di Luca, non certo ai campani che sono, devo dire, persone straordinarie dal punto di vista di tutti i fondamentali. Beh, insomma, questo signore ha approfittato e ha costruito quella che alcuni vostri colleghi hanno definito lista zuppone, che è, credo, il termine che si attaglia meglio a questo conglomerato di liste che non hanno nessuna politica, liste sconosciute. Non so quanti di voi conoscono queste liste elettorali che si sono formate, tranne poche, il Partito Democratico, certo, Italia Viva, tutto il resto sono delle 15 liste illustri sconosciuti, o meglio, solo persone che hanno interesse alla poltrona, al potere, è fatta prevalentemente di Volta Gabbana. Io dico non tanto solo di Volta Gabbana, di persone che si sono vendute, e se si sono vendute hanno rinnegato la loro coerenza, vuol dire che c'è qualcuno che le ha comprate, e penso che chi le ha comprate abbia maggiori responsabilità. Onorevole, guarda i sondaggi, come li guarda? Che effetto le fanno? Io vedo dei sondaggi che ci danno in grande rimonta. Ho visto l'ultimissimo sondaggio pubblicato anche dal Sole 24 Ore, devo dire, che è quello che sembrerebbe quello meno positivo. Beh, in 2 settimane abbiamo recuperato addirittura 15 punti dal primo sondaggio fatto 2 mesi fa dal Sole 24 Ore. Lo stesso giornale ha pubblicato un orientamento di voto. In queste poche settimane abbiamo recuperato più oltre 10 punti, il che significa che se questo trend va avanti, praticamente a metà di settembre, diciamo attorno alla seconda settimana di settembre, se quel sondaggio è coerente, dovremmo arrivare al pareggio, e ci giochiamo poi la vittoria l'ultima settimana. Direttore. Da un certo momento in poi, onorevole Caldoro, tra il centrodestra e il centrosinistra, almeno tra i governatori del centrodestra e del centrosinistra, c'è stata una profonda divaricazione rispetto al problema Covid, che in questa partita non sappiamo se sarà determinante o meno, ma comunque gioca un ruolo molto molto importante. Ora si sta riproponendo, no? Voglio aggiungendo che per i governatori del centrodestra l'ordine era apriamo tutto il prima possibile, per il centrosinistra, in modo particolare per De Luca, prudenza, 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 perché non sappiamo come va a finire. Ora, la partita si ripropone per la riapertura delle scuole. De Luca ha detto, anche sulla base, credo, di quando sostenuto dall'ANCI, ha detto in queste condizioni la scuola non possiamo riaprirla il 14 di settembre, perpetuando uno scontro con la ministra Azzolina che viene un po' da lontano. Qual è la sua opinione sulla riapertura delle scuole, così cominciamo a parlare anche di cose concrete, di cose che interessano la gente? Direttore, ma di chi è la colpa? Che possiamo dire alle famiglie che non sanno cosa fare, gli insegnanti che non sono stati ascoltati, al mondo della scuola che non è stato coinvolto? Che dobbiamo dire? Di chi è la colpa? I nomi sono due, la ministra Azzolina e il presidente De Luca, le due persone che dovevano pensare a trovare soluzioni. E se oggi siamo in queste condizioni non è che la responsabilità non si sa di chi è. Anche credo che una buona attenzione a individuare la responsabilità, io ci metto il mio, ma non c'è dubbio che non possono individuare in loro due la responsabilità. L'amministrazionina che non si capisce che cosa vuol fare, un giorno dice che bisogna aprire però non sa come fare, dall'altra parte De Luca dice che bisogna prima aprire, poi ora dice che bisogna essere attenti, che non bisogna aprire perché è colpa del governo. La verità è che è colpa di tutti e due. Se oggi siamo nel caos, Azzolina e De Luca sono responsabili di questo caos. Cosa si sarebbe potuto fare? Direttore, programmare non è una novità che si aprivano le scuole. Allora, che si fa in questi casi? Si chiamano gli insegnanti, se si può si aumentano gli organici, si devono trovare sedi alternative, non bisogna solo aspettare i banchi che forse arriveranno a fine ottobre, ma bisogna lavorare con quello che c'è, programmare, anticipare i problemi, risolvere i problemi. Questi due signori, Azzolina e De Luca, non hanno fatto nulla se non fare demagogia in qualche caso e parlare, chiacchierare, parlare, fare dichiarazioni e non lavorare. Sono bravissimi a parlare e a non lavorare e a non risolvere i problemi. E ora siamo nel pieno caos. Marco. Onorevole, lei prima ha detto che tutti i fondamentali, guardando l'azione di governo di questi 5 anni, sono assolutamente negativi. Quindi, tornando all'epoca pre-Covid,
non avremmo sbagliato a parlare di un fallimento completo del governatore De Luca. E tuttavia c'è un dato che poi è molto significativo nell'ambito della gestione regionale, cioè siamo usciti dal commissariamento, quindi la sanità regionale è uscita dal commissariamento. Vorrei un suo commento su questo dato. Senatore, mi faccio essere presuntuoso, è merito mio. Merito mio che siamo usciti dal commissariamento perché ho portato io nel 2013 la regione in pareggio di bilancio e in aumento di LEA, nettamente. Il resto è stato un lavoro d'ufficio, un lavoro burocratico, perché purtroppo per uscire dal commissariamento il Ministero vuole 5 anni di stabilità finanziaria. Quindi il primo anno è stato il 2013, come è noto, poi nel 2018 si sono avviate le procedure, ma la novità vera è stata il 2013, il pareggio di bilancio. Il resto è stato tutta un'azione burocratica amministrativa che avrebbe dovuto fare un burocrate, non necessariamente un presidente di regione che si vanta di non aver fatto di fare quello che non ha fatto. Quindi. E poi mi permetta anche di dire, al di là della sanità, ho letto il programma di De Luca e proprio si è sentato a De Luca, mi viene da ridere. Direttore, ed è veramente una roba da ridere. La più grande menzogna è una dichiarazione mendace ai limiti della denuncia penale. Si scrivono delle bugie straordinarie, smentite dall'Istat, smentite da Eurostat, smentite dalla Banca d'Italia, smentite da Svimez, insomma smentite da chi? Non solo dal cittadino che vivono il disagio salute, il disagio trasporti, i problemi dell'ambiente, e dei tanti problemi non risolti, dell'occupazione giovanile, della disoccupazione, mettiamola così, giovanile che è aumentata. E che cosa si racconta? Un qualcosa che non c'è. Una grande... Dico mi viene da ridere perché dovevi dire mi viene da piangere, ma insomma è una vera e propria dichiarazione mendace. In un atto pubblico, che è la cosa solenne, quella della presentare un programma, e questo programma di De Luca è smentito da tutti gli organismi che devono valutare, terzi, non politici, che devono valutare la crescita o meno della nostra regione in riferimento alle altre regioni, non solo europee ma soprattutto italiane. Bene, quello che dicono questi grandi istituti, quelli che veramente valutano le cose come stanno, smentiscono totalmente quella grande bugia, menzogna del programma che è stato scritto da De Luca e dai suoi. Chiaramente i nomi di quelli che hanno scritto il programma non ha il coraggio di metterli, perché dovrebbero vergognarsi di quello che hanno scritto. Onorevole, io voglio riportarla a 5 anni fa. Lei è stato accusato esattamente 5 anni fa nella campagna elettorale di avere una maniacale attenzione ai conti, dunque poca spinta politica, poco coraggio. 5 anni dopo invece come si presenta Stefano Caldoro agli elettori, non più da governatore ma da capo dell'opposizione? Guardi, io penso che mettere i conti a posto sia una cosa positiva. Pensi a una famiglia che ha dei debiti, ha un mutuo in banca, se gli togliamo il mutuo non deve pagare gli interessi. Quindi, come vede, mettere i conti a posto è un atto non di coraggio, coraggiosissimo. Aggiungo a questo, noi abbiamo fatto investimenti per 3 miliardi di euro. Abbiamo speso il 110% dei fondi comunitari, dei fondi europei. L'attuale amministrazione De Luca sa quanto ha speso? E togliamo il Covid, chiaramente, le spese straordinarie del Covid, meno di 1 miliardo, 700 milioni. 700 milioni De Luca, 3 miliardi la mia amministrazione sugli investimenti. Sa quanto ha speso di fondi comunitari? Il 30%, meno del 30%. La mia amministrazione ha fatto il 103, non il 110, perché poi è stato corretto il dato. Il 103% di spesa. Mi dica questo che cos'è? Coraggio? Io penso che questo sia buona amministrazione. Il resto che cos'è? Fallimento. Fallimento di una regione che non meritava questo basso livello di investimenti e questa situazione di malgoverno su tutti i settori. Direttore. Caldoro, se i numeri sono quelli che lei dice, non c'è alcun motivo di dubitarne, 103% di spesa dei fondi europei, che poi è la partita, forse l'unica partita seria che abbiamo avuto e che ancora abbiamo, che cosa è accaduto? Perché la gente non le ha creduto 5 anni fa, non le ha creduto per quella frazione di voti che le serviva per vincere naturalmente. Perché ha perso Caldoro 5 anni fa? Se questi erano i numeri, quindi una gestione addirittura esemplare, ottimale, dei fondi europei e della gestione della regione Campania più in generale.
Direttore, perché lei sicuro ricorderà che io ho fatto la campagna elettorale 5 anni fa con il centrodestra che partiva da meno 15 punti, perché c'era Renzi al 40%, vi siete dimenticati Renzi di quel momento, Renzi era il dio assoluto ed è venuto 10 volte in Campania con il suo governo, quindi era il governo nel massimo, è stato un voto molto politico e quello che io potevo fare in Campania era recuperare 15 punti e me ne sono mancati solamente 2, quindi io la vedo sempre dall'altro lato, se uno parte da 15 punti sotto in svantaggio, come poi è avvenuto in Puglia e in Calabria, dove si è perso, il centrodestra ha perso nel sud, il centrodestra ha perso di oltre 15 punti, solo in Campania. Quindi io mi metto a merito della buona amministrazione, un giudizio dei campani positivi, se ho recuperato 13 di quei 15 punti di svantaggio, ma li avevo recuperati tutti, direttore, come lei sa, perché se un alleato fosse rimasto fedele, leale, coerente, che era l'UDC, che è rimasta con me in giunta fino all'ultimo secondo, per poi tradire l'ultima notte in un incontro in una città napoletana, come è noto, a Marano, in una notte in cui hanno fatto un accordo di potere De Mita e De Luca, dove il prezzo era le nomine nelle aziende sanitarie locali avellinesi, bene, quel patto che poi è stato dimostrato, io l'ho denunciato quando non si sapeva se era ancora, se il patto si sarebbe poi rispettato. Come avete visto, poi quello è avvenuto, sono stati nominati manager secondo un'indicazione politica e non di merito, e quello era il prezzo dello scambio, del tradimento dell'ultima notte, perché mi devi dire lei che cosa, come altro la possiamo chiamare, una forza politica che per 5 anni è presente in giunta nell'amministrazione da me presieduta e parte fondamentale per 5 anni dell'attività di governo, che cosa può succedere l'ultima notte per cambiare e passare dall'altro lato? Quindi, come vede, non solo avevamo recuperato tutti i punti che erano il divario politico di un Renzi al 40%, di un centrosinistra in quel momento fortissimo al sud, avremmo vinto se non ci fosse stato il tradimento di una nostra, un pezzo della nostra coalizione. Mi permetta soltanto una piccola replica, ma una domanda aggiuntiva. È stata ingenuità di Caldoro oppure cattiveria politica di De Mita? Tanto, insomma, il riferimento è talmente circostanziato che è inutile non farne il cognome. Beh, la nota scaltrezza del vecchio De Mita. Bene, Marco. No, è molto interessante il fatto che l'onorevole Caldoro dice il vero. 5 anni fa il Partito Democratico di Renzi viaggiava al 40%, per cui c'era quella spinta. Se però dovessimo, come dire, adottare questa logica per inquadrare questo voto, dovremmo dire che Caldoro potrebbe giocarsela alla stragrande, visti quali sono i sondaggi sul piano nazionale in termini politici. Il centrodestra di Salvini, della Meloni e con Forza Italia supera anche il 40%, sono percentuali che le assicurerebbero la vittoria. Lei crede che il voto politico prevalga su quello strutturato in questa campagna elettorale? Beh, non c'è dubbio, è un'analisi molto giusta. Le posso dire che pre-Covid non avrei avuto dubbi, nel senso che il voto politico avrebbe e il giudizio negativo su questa amministrazione avrebbe sicuramente inciso molto di più. Post-Covid, bisogna verificarlo. Le preoccupazioni sono note, nel senso che un pezzo dell'elettorato, una parte dell'elettorato è molto sfiduciato. Quindi potremmo perdere molto del voto che può esprimere un voto di preferenza per il centrodestra, che è demotivato per quello che è avvenuto, ma demotivato un po' tutto l'elettorato. E quindi che cosa può succedere? Che il vero cancro della politica, se dovesse avvenire, sarebbe veramente un elemento di grande preoccupazione dell'etica della politica campana, che a prevalere siano i galoppini, cioè le 15 liste con i loro candidati che non hanno un colore politico tendenzialmente, hanno un interesse personale. E quello può purtroppo essere un elemento, a me è un elemento che preoccupa, non c'è dubbio. Se prevale il voto politico non è dubbio che vinciamo tranquillamente le elezioni. Se prevale il voto sporco, il voto di scambio, il voto non democratico, non libero, ecco, mettiamola così, che è fatta di galoppini politici, bene, quella può essere una preoccupazione, soprattutto se ci sarà una bassa affluenza al voto.
Onorevole, lei ha ricordato chiaramente, ma è un dato di fatto, siamo ancora nel pieno dell'emergenza sanitaria, ma siamo anche nel pieno di un'emergenza economica. Le chiedo quale dovrebbe essere l'indirizzo della prossima giunta regionale, quella eventualmente targata Caldoro, come sostegno ai piani di rilancio nazionale. Che cosa dovrebbe fare la Regione? Il provvedimento utile? Sì, grazie. Opportuno. Tre grandi questioni che possono essere anche strettamente, che devono essere strettamente legate ai finanziamenti che arriveranno dall'Europa, che sarà un atto, un fatto straordinario che dobbiamo saper utilizzare al meglio. Per il Sud, devo dire, e per la Campania, sono tre grandi questioni. Uno è la nuova e possibile occupazione giovanile. Quindi il reddito di cittadinanza non è possibile lasciare solo sussidi e lasciare poi questi giovani sulla divano a non far nulla. Per creare posti di lavoro bisogna investire sulle imprese, e quindi le imprese produttive, i cluster, quelle che noi definiamo, guardiamo il modello tedesco, quindi indirizzare le risorse, tutte le politiche cosiddette attive, finanziando anche le start-up, finanziando l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro nelle imprese, finanziando i tirocini per 24 mesi, quindi credere e investire nel mondo produttivo, cosa che si è fatto pochissimo in questi ultimi 5 anni. Primo grande tema, l'occupazione giovanile, il lavoro dei giovani. Seconda grande questione, a me piace parlare di più che di sanità, intesa come, che sanità molte volte sembra legata solamente alla nomina dei cosiddetti direttori generali oppure delle mani della politica nella sanità. Io penso alla salute, il termine più giusto è salute dei cittadini. Noi dobbiamo occuparci della salute dei cittadini, quindi dobbiamo fare misure mirate. Io ho fatto una proposta molto forte, utilizzare i fondi europei per creare e per dotare la Campania di un budget di risorse aggiuntive che vanno direttamente al cittadino attraverso il proprio medico di famiglia, quindi un portfolio sostanzialmente, una somma vicina a 1000 euro all'anno che possono aggiungersi a quelle che dà la sanità pubblica per essere utilizzate per la cosiddetta protocollo di base, per la cura di base. Oggi un cittadino che non si può permettere la cura, un paziente, deve aspettare mesi e mesi per avere indagini che sono obbligatorie, come per esempio le analisi generali, il PAP test e tante altre analisi che vanno fatte di routine, e quindi si evade, non si fanno le cure e si va via dal controllo sanitario. Con questo sistema aggiuntivo di risorse aggiuntive si mira sulla persona, quindi non si danno i soldi per gli sprechi o ci vuole degli investimenti e degli appalti come abbiamo visto con i centri Covid, ma si dà alla salute del cittadino, quindi da sanità, termine troppo generico, a salute dei cittadini. E poi un grande, concludo, un grande investimento nell'ambiente. Abbiamo iniziato con la grande depurazione, noi siamo stati quelli che hanno messo in campo il più grande investimento europeo del grande progetto sulla depurazione, e dobbiamo continuare così. La Campania è la Campania verde, è una Campania in cui dobbiamo tutelare il nostro ambiente, dobbiamo affrontare le criticità come quella che è stata Terra dei Fuochi, il tema dei rovi tossici o della depurazione che è ancora un problema aperto, e continuare a investire su questa prima grande asset. La Campania e la tutela dell'ambiente, la Campania verde è una grande potenzialità per il futuro, una grande risorsa per il futuro. Direttore, lei un po' per cultura, un po' per stile, più che parlare alla pancia parla poco per la verità, parla soprattutto alla testa dei cittadini, alla testa degli elettori. Allora la domanda è, ai cittadini campani che pensano, che hanno un pensiero politico e che si sforzano di capire, come spiega, ecco, come spiega, come riesce a persuadere che un alleato come Salvini, sia al governo centrale, come la Lega, non come Salvini, non voglio personalizzare, sia al governo centrale che in Campania, possa in qualche modo aiutarci a riequilibrare Sud-Nord, quindi Campania, mi permetto di dire, con Lombardia. Dati i caratteri nordisti, mi faccio aggiungere naturalmente della Lega, al di là degli aggettivi che sono venuti meno vicino a Lega.
Sì, no, ma allora intanto la sfida sud-nord è una sfida sull'autonomia. Io sono un federalista convinto. Tra l'altro, i meridionalisti, il sud è federalista, è autonomista, lei lo sa, è la nostra storia. I nostri grandi meridionalisti hanno insegnato, ma sempre dato una traccia. Il sud non deve avere paura di questa sfida. È una sfida competitiva verso il meglio. L'alternativa che qual è? Chiudersi, come fanno i cacicchi della sinistra? No, che pensano solamente al potere. Se ti chiudi pensi solo a gestire, non a crescere. È una mentalità che non va bene. Il vecchio sud cialtrone, è il vecchio sud col cappello in mano, è il vecchio sud di De Luca, è il vecchio sud di tanti presidenti cacicchi della vecchia sinistra, no? Che non hanno nessuna spicca, non guardano la sfida alla crescita per il futuro. E poi mi permetta, io non sono tanto preoccupato, come non lo ero, di Berlusconi, no? Che era milanese ma faceva politiche di sviluppo per il paese. Quando Salvini ha fatto il ministro dell'interno, è venuto qui e ci ha dato, per fortuna, guardo gli aspetti concreti, più mezzi e più uomini, ha fatto degli investimenti. Io ho lavorato con Maroni, che è stato ministro del famoso ministro leghista, come lei si ricorderà, Roberto Maroni, ministro dell'interno, che ha varato il più grande progetto di sicurezza che si è chiamato Modello Caserta. Quindi siamo venuti a investire a Caserta come governo. Quindi a me che preoccupa invece? Io l'ho definito ad Avellino, e qualcuno mi ha rimproverato, un cafone di Salerno, De Luca dicendo un cafone di Salerno, ma non era un termine offensivo e non volevo dire che i salernitani sono cafoni, non lo sono per niente. Cafone si può essere da qualsiasi parte, cafone si può essere a Napoli, a Milano, a Venezia, il cafone non è che è un territorio. Ho detto cafone salernitano per una questione molto chiara. Lì c'è il razzismo, lì c'è un modo per dividere le comunità. Quando si viene a fare politica ad Avellino e si toglie un manager di Avellino per mettere un manager di Salerno fedele, si fa un torto all'orgoglio irpino. Sono stato a Caserta a dire le stesse cose. Com'è possibile far eleggere il proprio figlio, ed è già uno scandalo, che un governatore in carica prenda un altro stipendio per un proprio figlio e lo fa eleggere con una lista blindata, quindi con un paracadute sostanzialmente, invece che a Salerno, nella sua città, nella città dove questo ragazzo fa politica, lo si elegge a Caserta, cioè si toglie un seggio a Caserta. Bene, io la chiedo l'orgoglio casertano contro il cafone di Salerno, o per chi pensa che gli altri siano solo sudditi, mettiamola così, e valgono solo quelli che comandano nel clan salernitano. Oppure aggiungo, ma le pare possibile che quando era sindaco di Salerno il buon De Luca diceva, ha detto in più di un'occasione che per venire a Napoli si aspettava l'idea di porre una dogana, perché non sono tanto l'ingresso a Napoli, ma quelli che uscivano da Napoli dovevano avere la dogana per andare a Salerno. Oppure che sono stati definiti, sempre da De Luca, i napoletani geneticamente ladri. È stato un termine usato da De Luca per riferirsi ai napoletani. Ma le pare possibile che discutiamo di Salvini, no? E non discutiamo di questi problemi che abbiamo in casa? Quindi mi aspetto non solo l'orgoglio irpino di non essere occupati da un salernitano o da un clan di salernitani, come sta avvenendo. Oppure lo dico a Caserta, lo dico a Napoli, lo dico a Benevento, ma lo dico anche alla parte sana salernitana, che le assicuro è stanca di essere governata a Salerno da un clan, perché i salernitani liberi si vogliono liberare di questo clan. Andiamo di nuovo dal nostro Marco Staglianò. Allora, vorrei un attimo cambiare prospettiva, nel senso che fermo restando che i sondaggi valgono nulla e che quindi solo le urne potranno certificare la verità, le chiedo, poniamo il caso che lei esca sconfitto da questa tornata elettorale, colpisce il fatto che buona parte delle liste che lei ha messo in campo sono, come dire, state composte anche da giovani amministratori, quindi ci sono novità da un punto di vista di profili rispetto alla proposta di rappresentanza che Stefano Caldoro ha messo in campo. Stefano Caldoro immagina di rivestire un ruolo da leader politico per ricostruire il centrodestra in Campania dopo il voto? Sono molto orgoglioso, direttore, dell'aver composto delle liste che hanno tutta una matrice politica territoriale nuova. Dall'altra parte ci sono prevalentemente riciclati, Voltagabbana, la vecchia politica, e sono tutti quanti insieme, no? in questa carovana. Io non ho l'abitudine, lei lo sa, ho evitato sempre di personalizzare, e quindi non mi piace la personalizzazione, ma non posso non constatare che
quell'agglomerato, quella coalizione suppone, rappresenta tutte le contraddizioni, tutta la brutta immagine, l'immagine sporca di una vecchia Campania. Ecco, noi vogliamo rappresentare, facciamo questo sforzo. Bene, se questo sforzo ci deve far perdere qualche voto di clientela, qualche voto sporco, qualche voto di scambio, qualche voto interessato solo perché c'è un bisogno che va comprato e si gioca sulla debolezza. Guardi, direttore, io sono stato a Salerno e sono rimasto impressionato di aver visto alcuni comitati elettorali nella città di De Luca, in questo feudo salernitano, nella città di Salerno, di personaggi sconosciuti al mondo, non hanno rilievo politico, non credo che abbiano mai fatto una proposta che si ricordi, una dichiarazione importante, siano stati, ma sono persone che hanno migliaia di voti, sono comitati elettorali che io sono rimasto sconvolto a vederli, hanno comitati elettorali enormi, che sembrano dei supermercati, con le persone che fanno la fila fuori da questi comitati elettorali e vedo come sono prese. Io mi sono fermato a un certo punto a vedere incuriosito e capivo che lì non c'erano persone che chiedevano una risposta politica, ma chiedevano una risposta a un bisogno. Quindi dall'altra parte c'era qualcuno che comprava il bisogno. Io non ce l'ho con le persone che nel momento di difficoltà si rivolgono a chiunque. Io ce l'ho con quelli che in quel momento di bisogno comprano il voto utilizzando la debolezza, appunto, il bisogno delle persone. E questi comitati salernitani di persone sconosciute, che vedrete, avranno tantissimi voti, ma nessuno ne ricorda il nome, sono l'aspetto più brutto, immorale e devo dire più sporco del voto campano. Onorevole, il programma lo ha praticamente delineato nei tre punti di cui ha precedentemente parlato. Ha intenzione di annunciare la sua squadra già in campagna elettorale? Guardi, io ho avuto modo di non solo fare una sintesi con voi su tre punti, però chiaramente noi abbiamo, e siamo gli unici che l'abbiamo fatto, noi non abbiamo solamente imposto un programma, noi abbiamo già da qualche settimana messo il nostro programma su una piattaforma aperta perché tutti i cittadini, gli operatori, le categorie potessero non solo vederlo ma darci i loro consigli. Poi decidiamo noi, sia ben chiaro, decide il centrodestra. Decido io come candidato presidente, però ascolto i consigli, ascolto le varie posizioni delle varie categorie e quindi l'abbiamo molto arricchito, quindi chiaramente sollecito, non solo voi che l'avete sicuramente fatto, ma tutti i cittadini andare poi a leggere questo nostro programma di governo per i prossimi anni. E all'interno di quel programma di governo lei vedrà che sono già più o meno individuati i punti di riferimento di persone che dovranno avere la competenza per seguire le materie che abbiamo messo al centro del nostro programma. E le posso dire senza far nomi, ma sarà una scelta collegiale, nel senso che io non sono, sono convinto che la Campania ha bisogno di una squadra di chi chiaramente la guida, e io ho avuto sempre modo di precisare che bisogna sempre fare sintesi e sempre guidare una propria squadra, ma la squadra deve essere un noi. Noi significa insieme lavoriamo per il futuro e per il meglio dei nostri cittadini. Direttore. Caldoro, premesso, giusto così per sdrammatizzare e anche per buttarla un po' sul semiserio, che personalmente mi sento orgogliosamente un cafone irpino, no? Ma senza entrare nei dettagli del programma, perché si diceva una volta e ancora tutt'oggi si dice che i programmi sono un po' tutti uguali, basta andare in tipografia e si può facilmente vedere che i punti programmatici del centrodestra sono simili a quelli del centrosinistra, eccetera. Ma d'altra parte per una regione come la Campania e con quello che ci ritroviamo, non soltanto con il Covid e tutto quello che dovremo affrontare, il collega Picariello accennava appunto alla grande emergenza socio-economica, oltre che sanitaria, che dovremo affrontare, io più che chiederle sui programmi, dei quali già ha detto qualche cosa, li chiederei soprattutto sulla visione strategica. Qual è la visione strategica su un punto, almeno, del governatore, è un augurio, Caldoro, rispetto alle aree interne? Cioè, questo squilibrio continua ad esserci, ne parliamo da decenni, no? Ne ha parlato perfino De Sanctis, quindi stiamo alla notte dei tempi, ne ha parlato poi Bassolino, ne ha parlato lei, ne ha parlato De Luca, ma non mi pare che di questo riequilibrio ci sia tutt'oggi traccia.
Condivido, direttore, però mi permetta di fare una differenza tra le persone che lei ha nominato. Io non ne ho parlato, io le ho fatte. Lei sa che io ho firmato insieme al ministro Barca l'unico progetto. Posso interromperla? Le parla un cittadino irpino che gira l'Irpinia, che la conosce bene, e le posso garantire che da decenni in questa provincia, aree interne rispetto alla fascia costiera, non si è mosso assolutamente niente al di là delle belle intenzioni. Prego, era soltanto per evitare che scivolasse anche lei sulla buccia di banana come hanno fatto spesso gli altri. No, io non raccolgo quello che lei dice, non contesto le difficoltà, i fatti concreti, i ritardi. Sto dicendo una cosa diversa, che io come Presidente di Regione non ho parlato e non ho promesso, ho fatto. Il progetto, le strategie delle aree interne sono state firmate da me e dal Ministro Barca, i finanziamenti li abbiamo noi finalizzati, che poi sono ancora lì a non far nulla, se la deve prendere con chi in Alta Irpinia soprattutto pensa di gestire le aree interne come un feudo personale. Il progetto aree interne è un progetto di una comunità che deve lavorare e fare. Se deve gestire potere, beh, si ferma lì. Però io ho lavorato e lavorerò sempre e penso di poter affermare che c'è una bella differenza tra i nomi che lei ha fatto. Gli altri avranno anche in buona fede, per amor del cielo, parlato della necessità di un riequilibrio. Io le ho fatte le cose perché il progetto all'interno è la mia firma, non ha la firma degli altri signori che lei ha nominato. E detto questo, la mia strategia è quella di inquadrare la crescita della Campania nel sud. Lei sa che io sono un sostenitore della cosiddetta macro regione, ma la macro regione significa un sud protagonista. La Campania non può che esserlo in tutte le sue forme, quindi le cosiddette aree costiere e quelle che sono le aree interne. Ormai questa divisione così manichea non è neanche poi giusta, perché ci sono alcune grandi gestioni di servizi, di funzioni, come per esempio parlo della parte lavoro, della parte sanità, che come possiamo pensare di dividerla rispetto a una domanda di sanità che è universale? Quindi noi dobbiamo pensare che alcuni grandi temi non sono temi che possono dividere le aree interne dalle aree costiere o dalle città cosiddette città metropolitane, ma tutto questo si può fare se si ha una visione di un sistema aperto. La difficoltà di oggi è chi pensa di chiudere i confini regionali all'interno della regione per gestire il potere. Questa è una vecchia mentalità, è un vecchio sud. Noi dobbiamo aprirci, sfidare il meglio e fare una partita, giocare una partita di strategia in un'area territoriale che per quanto mi riguarda è il sud. Il sud è protagonista, è fortissimo. Se unito è ancora più forte. Se le regioni non si chiudono, se le città metropolitane non si chiudono, se le aree interne non pensano a gestire le risorse in una logica chiusa e di potere, lei vedrà che la situazione può cambiare. Quindi questo cambio di mentalità ci vuole, di una politica moderna, di non una politica conservatrice. E mi pare che invece in questi 5 anni, per tanti motivi, anche guardando i protagonisti di questi 5 anni, è prevalsa la vecchia politica che non vuol cambiare nulla. Siamo davvero in chiusura, domanda flash, risposta flash del governatore. Un cenno velocissimo di carattere personale, lei è un turatiano, è un socialista, tutta la sua storia ha radici in quella cultura politica, è ancora un uomo di sinistra Stefano Caldoro? Sono un riformista sicuramente, il tema qual è? Dove decliniamo tutto ciò? Quando io parlo di macro regione e parlo di funzioni e non di perimetri amministrativi chiusi, non voglio utilizzare un termine difficile, sono contro la vecchia mentalità cattocomunista. In questo essere riformista mi sento pienamente riformista. La sfida per il futuro, il cambiamento, in questo sono sicuramente riformista, contro i conservatori e contro i comunisti. Questo mi pare evidente, uso dei termini più semplici per i cittadini, anche se semplifico troppo. Questo mi pare che è la grande differenza. Se lei mi vuol dire per la sfida di oggi, sono per una repubblica federalista, federale e presidenzialista, dove noi eleggiamo il capo del governo e il capo dello Stato, ma abbiamo un impianto autonomista e federalista. In questo penso di essere parte della storia socialista e riformista. Grazie. Davvero grazie a Stefano Caldoro, candidato presidente con il centrodestra, grazie per aver accettato il nostro invito, grazie per la sua partecipazione, ovviamente grazie ai miei compagni di viaggio, ai compagni di viaggio di Election Day, il direttore di Irpinia TV Franco Genzale e il collega giornalista Marco Staglianò, grazie ai telespettatori, soprattutto ai telespettatori di Irpinia TV. Buon proseguimento, arrivederci alla prossima puntata.